Commissario, indaga, si inoltra e sta dentro, non addentra, nella società, come la vita arriva, e voilà. Che uomo. Allora, sto pensando di scrivere un altro libro su Bob De Niro. Lo sto scrivendo e sarà scritto alle mie memories, alla memoria monografica, storica e cinematografica di un falò. Inaspettato, insospettato, qui è tutto impolverato, vedete come mi vengono. Allora, andrò a parlare anche su Savage Salvation, altresì conosciuto come Wash Me in the River, di Randall Emmett. Perché De Niro girò questo film? Perché Randall fu uno dei produttori di Irishman, oltre a Silence di Martin Scorsese. Non voglio esservi scortese, ma sarà un libro istrionico alla falotico. Lo dice il cognome, andate a cercare il significato di questo aggettivo. Il falotico mutar della vita lo utilizzò anche Eugenio Montale. Most people respect the badge, everybody respects the gun. Molta gente rispetta il distintivo, tutti rispettano la pistola. Right to Skill, sfida senza regole, è un film sottovalutato di John Abnett. I miei giovinetti, di cui vi parlerò. Giovani, plurale di giovane, giudice. Vi ricordate Joe Pesci in My Cousin Vinny, mio cugino Vincenzo? Doppiato da Leo Gullotta. Di quello che è. In un modo o nell'altro se ne deve andare questo falò? No, deve pubblicare, scrivere, romanzare. Pensare. Voi pensaste male in merito a questo essere ancestrale, no? Straordinario in maniera abissale. Parleremo di The Fan. Siete affissionato del falò, delle vanità, Brian De Palma. E De Niro non fu scoperto da Scorsese, bensì dal regista di I'm Man, Greetings, Show America. Il falò comunque assomiglia sempre di più a Tom Cruise. Mission Impossible, un film su commissione? Non lo so. Quello che vi posso dire è che Tom Cruise fu collateral. E al posto di Jamie Foxx doveva esservi l'interprete di Taxi Driver, It, Michael Mann. Questa foto, questa reunion, questa, diciamo, rimpatriata, no? Questo incontro fra Austin Butler e Bob sottende a qualcosa che bolle in pentola. Non ci sarà Bob De Niro in It 2? Chissà, forse ci sarà la CGI a proposito di The Irishman. E Al Pacino sarà veramente interpretato dall'attore da lui designato Timothée Chalamet? Timothée? Né Adam Driver, Taxi Driver, Driver l'imprendibile, Ryan O'Neill, Walter Hill, Il Guerriere della Notte, Cavaliere delle Lunghe Ombre, Il Guerriere della palude silenziosa. Ma che sto dicendo? Megalopolis, Adam Driver. Doveva esservi lì inizialmente.
Russell Crowe, Nicolas Cage, nipote del Coppolone, Francis Ford Coppola. Io ho anche scritto Nicolas Cage, l'attore vampiro. Rusty Selvaggio, Peggy Sue Got Married, Rumble Fish, sì, e Cotton Club, Paul Schrader, Richard Gere, di Falò. Un uomo che sta in un mondo oramai sprovvisto di beltà. Most people respect the badge. Everybody respects the God. Quindi, tu sei solo chiacchiere distintivo dopo Robert De Niro l'intoccabile da The Untouchables. L'intoccabile ha un doppio senso, no? Ci sarà un altro libro su Bob Copland, il grande maestro Sly Stallone. Questo faloticone che scrive belle recensioni ed è un ubriacone come Harry Chinaski alias Bukowski, Mickey Rourke di Barfly. Paul Schrader, da confondere con Barbet Schroeder. E Mickey Rourke di Irishman disse che da Barbara D'Urso che doveva interpretare Crazy Joe Gallo Cedrone. Angela Earth, io amo gli investigatori privati, angelici un po' diabolici che contrattano qualcosa di demoniaco, di diabolico, con Louis, Louis, CYPHRE, Louis Gara, Jackie Brown, Quentin Tarantino, il falotichino che l'ha sbattuto a tutti nel culino. Questa vita è dura, ma è qui che comincia l'avventura del signor Bonaventura. Avventuratevi nel mondo e non arrischiatevi mai più a offendere the bonfire of the vanities. Sarà un libro speciale, un libro universale, un libro tradotto in maniera globale, internazionale. Commissario, denti neri, uomo noir, ma i gialli, gialli psicologici. Quello che vi posso dire è che mi è sempre piaciuto imitare Bob. You talking to me? Dice a me o dite a me perché you talking? Arriviamo a 10 minuti. Ora, fra l'altro, il Robert De Niro l'intoccabile campeggia la copertina di un bel grafico che effettuava caricature. Un disegnatore caricaturale. Il falò è caricato, esaltato. Ambro Giordi o Giordi Ambro. Lettere d'amore. Un film sottovalutato di Martin Ritter, regista della caccia con Marlon Brando. Deniro, Vise Corleone. Stanley and Iris, Taxi Driver. Vedete che tutto torna. Ora, il falò è stato frainteso, equivocato, traviato, travisato da Travis. Ma, come dice Bob De Niro nell'incipit del masterpiece Proxelance, assieme a Scarface e Al Pacino e Carlito Suì, no? Fa niente, fa niente.
Comunque, come dice Nudo, sì, in America c'era un altro in America by Sergio Leone che doveva dirigere Il Padrino, Marlon Brando, Rita Bolini, Frontichino, Vito Corleone, nel doppiaggio originale di Ferruccio Amendola. Se questo sta bene a te, a me non mi sta bene. Voglio una vita, spericolete, voglio una vita come Steve McQueen. Comunque, De Niro non recitò, a differenza di Dustin Hoffman, in Papillon, ma recitò con Dustin Hoffman in Sleepers, The Barry Levinson, e Watch Dog, Sesso e Potere, e presto lo vedremo in Alton Nights, inizialmente intitolato Wise Guys, da non confondere con Nicolas Pileggi, Casino, Joe Pesci, con Goodfellas, quei bravi ragazzi. Buffo, come buffo, ti faccio ridere. Sei abbastanza cresciutello, eh? Lore in bracco, sposata per anni con Harvey Keitel, un papone. Guardate le tracce di Rosso con James Belushi, a confondere con John Belushi. Grande amico di Bob, ma nella roulotte lui morì d'overdose. E non confondete la roulette russa del cacciatore, di De Dirante, il cacciatore, e Michael Cimino con Chris Walken, Diamanti Prime Donne, una delle prime productions della Tribeca. Ora, quello che voglio dirvi è che di Falò ne esiste solo uno, per fortuna direste voi. Voi analfabeti come De Niro di questo film citato di Martin Reith. Ricordate il grande Bob De Niro? Jack Burns di Midnight Express, ti presenti mie trilogie come Il Padrino. J. Roach, poi l'ultimo episodio, diciamo l'ultimo film, by Paul White, regista di quella trasposizione di Another Bush Night in Sex City by Nick Flynn, Bing Flynn, I'm Watching You. Devo arrivare ai 15 minuti esatti, precisi, perché io sono un tipo preciso, meticoloso. Wesley Snipes, Demolition Man, Sylvester Stallone. Lock up, non da confondere con Look at Me, come dice Bob De Niro, Lee McCauley, Neil McCauley, sorvegliato speciale, The Fan, by Tony Scott, De Niro doveva essere anche in Men on Fire. Poi il ruolo fu proposto a Bruce Willis e poi a Denzel Washington. Ora, le cose sono andate così. Cosa hai fatto in tutti questi anni, Noodles, Falò? Sono andato a letto presto, sono andato a letto presto.